amici carissimi, un affettuoso saluto a tutti voi. Siamo proprio in mezzo al cammino dell'Adventus, di questo venire a noi di Dio nel volto di un bimbo. E in questo cammino la Chiesa ci presenta in genere due grandi figure: la figura di Maria e la figura di Giovanni Battista. Quest'anno la Chiesa ha voluto scegliere di Giovanni Battista un'icona particolare. Da una parte gli ultimi giorni della vita del Battista, che in carcere perché dava fastidio a Erode, in quanto denunciava non solo le ingiustizie ma anche l'adulterio di Erode, e quindi viene incarcerata questa voce profetica, questa voce libera. Dall'altra parte troviamo l'elogio di Gesù nei confronti del Battista. Qual è il ritratto del Battista che ci viene presentato in questi ultimi giorni della sua vita prima del martirio? Il ritratto di un uomo che, giunto alla fine della sua esistenza terrena, di un uomo che ha lottato con coraggio per la verità, di un testimone credibile e di un testimone autentico, ecco, quest'uomo è afferrato ora dal dubbio, come a dire: ho giocato tutta la mia vita per annunciare il Dio che viene a noi, il Dio presente in Cristo Gesù, il Dio che è Cristo Gesù. E adesso è lui davvero il Messia? Giovanni Battista pone questa domanda, consegna questo suo dubbio ai suoi discepoli che lo vanno a trovare in carcere e chiede una risposta. E i discepoli si fanno tramite del Battista presso Gesù. Io penso da una parte alla sofferenza di Gesù per questo dubbio del Battista, per questi suoi giorni di detenzione in carcere prima del martirio, e dall'altra penso anche alla gioia di Gesù, che può dare risposte concrete a questo dubbio. Gesù non parla di sé, dice solo ai discepoli del Battista: andate e riferite quello che avete visto e udito, cioè fatevi voi testimoni di quello che avete ascoltato, di quello che avete osservato. E che cosa devono testimoniare al Battista questi discepoli? Esattamente il compimento del rotolo del profeta Isaia, il rotolo del capitolo 61. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, gli storpi sono guariti, ai poveri è annunciato il Vangelo. Questo hanno visto e hanno ascoltato. Gesù compie dunque le antiche scritture, davvero è colui che doveva venire, e Dio in volto d'uomo. E forse la gente, la folla, gli stessi discepoli di Gesù rimangono scandalizzati dinanzi al dubbio del Battista, e Gesù dimostra, facendo un grande elogio di Giovanni, che il dubbio convive con la fede, anzi la fede si nutre del dubbio, perché il dubbio ci pone in una dimensione di umiltà, di ricerca. Il dubbio
interroga, inquieta, ma cerca risposte. Ci spinge dunque ad andare oltre le nostre ormai consolidate cognizioni di fede. E la fede dunque convive con il dubbio, anzi si nutre di dubbio, si nutre di interrogativi. Per questo Gesù fa un grande elogio di Giovanni. Dice che Giovanni non è una canna sbattuta dal vento, è un uomo quercia. Dice che Giovanni è un testimone credibile perché non veste abiti lussuosi o non si copre di morbide pelli, perché così vestono quelli che abitano i palazzi e trascurano o calpestano i diritti dei poveri e della gente. Giovanni è un testimone credibile, ma è un testimone credibile, un grande martire della fede e della verità, perché si è fatto piccolo, mostrandosi anche dubbioso. E il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di Giovanni. Questo è l'elogio più grande che Gesù può fare. Non è una accusa nei confronti di Giovanni, sta dando l'ultima definizione di Giovanni. Giovanni, che in terra veniva osannato come un grande profeta, è nel cielo uno dei più piccoli, un piccolo che dà la vita per la verità e sarà davvero grande, più grande di tutti i profeti. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Arrivederci.